Ogni cerimonia di laurea ha bisogno di un momento di riflessione che vorrei non fosse accademica. La scelta è stata quella di non proporvi dei noiosi professori, quelli li avete già avuti per 3 anni, ma di connotare la cerimonia di laurea con la presenza di qualcuno che possa pensare in modo magari più vicino a quelle che sono i modi di vedere, le visioni degli studenti. La prima volta abbiamo invitato un giornalista, Beppe Servegnini, poi abbiamo invitato uno scrittore come Gianrico Carofiglio. Oggi abbiamo un attore che è però diverso dagli altri, in qualche modo incarna quello che è lo spirito di Capozzoli. Capozzoli vuole essere molto interdisciplinare, vuole mettere assieme competenze diverse. Ad esempio abbiamo avviato questi corsi di grande successo in cui si mescolano competenze di lingua e letteratura cinese con competenze manageriali. Questo modo di collegare le materie l'una con l'altra in fondo sta dentro il lavoro di questo attore che ha lavorato con grandi jazzisti, con artisti di vario tipo, che ha lavorato anche con Capozzoli, perché qualche mese fa ha parlato assieme ai nostri professori di latino e greco ad un convegno, ad una serie di iniziative nel campo della letteratura classica. Quindi questa poliedricità, questa capacità di avere competenze e profondità molto diverse l'una con l'altra, ne ha fatto un po' un personaggio che interpreta le caratteristiche di Capozzoli. Ed è per questo che oggi l'abbiamo invitato a dare quella che è la lectio magistralis, la lectio che in qualche modo caratterizza la cerimonia, ma in modo diverso, in modo diverso da quello che si fa magari in altre università internazionali. Ed è quindi davvero con molto piacere, lo ringrazio perché ha accettato di esservi con noi, che do la parola ed invito qui sul palco Davide Riondino. È un impegno molto complesso, la piazza più bella d'Italia, lo dico con una punta di invidia perché sono fiorentino e quindi abbiamo un'antica simpatia e rivalità dal punto di vista delle arti. Onestamente devo dire che davanti a una signora che ci parlava spiegandoci e raccontandoci delle cose dentro le vostre meravigliose sale del palazzo, un po' provocato dal racconto della magnificenza veneziana, io mi permisi di dire: beh, anche noi abbiamo avuto un grosso periodo importante del Rinascimento. Lei mi ha zittito dicendo: sì, ma è durato pochissimo, noi invece siamo durati un certo numero di centinaia di anni, molto più di voi. E quindi anche la signora che spiegava, che raccontava, che guidava, aveva una fortissima identità artistica, una passione per la propria città, un'adesione a quello che è l'identità artistica di questa città culturale, il suo splendore, che alla fine io ritrovo in una cerimonia come questa. Ahimè, a Firenze non ho mai visto cerimonie di questo tipo e trovo che la piazza più bella d'Italia, o una delle piazze più belle d'Italia, che accoglie così gli studenti e l'università, che suggerisce questo scenario per quelli che finiscono un corso di studi, sia veramente un grandissimo regalo, sia per i ragazzi che si laureano, sia per i professori, sia per tutta la città. Questa è la prima sensazione che ho vedendo questa bellissima platea, molto emozionante anche. Quello che volevo dire io è che questa è un'epoca in cui si fanno enormi e meravigliose scoperte e allo stesso tempo c'è una grande crisi, il famoso il bosone di Higgs, tutte di Higgs e le particelle di Dio e quant'altro sono cose di questi giorni, e io vi auguro quindi di partecipare di questa fioritura dei saperi che rinnova il rapporto tra l'uomo e il proprio pianeta. Vi auguro quindi, come dovrebbe essere, che una volta usciti dalle aule con il vostro diploma, che una volta che salite qui e avete il vostro diploma, la vostra laurea, troviate accoglienza nel mondo del lavoro, un lavoro meraviglioso, ben pagato, una casa che costi poco, che quindi davanti alle vostre proposte e aspettative si aprono le porte del mondo,
che realizzate i vostri sogni sentimentali, che andiate felicemente all'estero, che se volete cambiare lavoro perché vi trovate ulteriormente stimolati, lo diciate e ve ne trovino un altro e che il mondo sia felice e sorridente. Avete scelto, diciamo, il periodo meno indicato per tutte queste cose qua, però è una cosa verso la quale è importante tendere. Ogni generazione ha la sua sfida, ha il suo problema, ha la sua bestia nera. In questo caso c'è questo momento a sua volta unico, prezioso, quindi da indagare, che capita a noi, alla nostra generazione, a voi soprattutto, ma anche a noi, e che non era mai capitato così forte nella storia dell'epoca contemporanea come questa crisi furibonda. Il suggerimento è: godiamocela tutta, entriamoci dentro, facciamo un'esperienza. Posso sembrare strano a dirvi questo, ma è l'unico dono che abbiamo, questo che la cultura ci permette di accompagnare, e quello di fare esperienza anche delle situazioni drammatiche, perché finché va tutto bene è facile, ma la cultura, il sapere, lo sforzo, la disciplina, la capacità di associare servono soprattutto a affascinarsi della vita quando la vita rivela gli aspetti sociali e individuali più complessi. A questo proposito, per non essere troppo sentenzioso, vorrei leggermi una poesia che ho portato per voi per celebrare insieme con un poeta molto poco conosciuto questo momento in cui la sapienza si unisce alla ricerca dell'individuo e viene riconosciuta ufficialmente. Il poeta si chiama Ernesto Ragazzoni, è ignoto ai più, un signore fine 800, primi 900, muore nel 1920, nasce sul lago d'Orta vicino a Novara, in terre abbastanza brumose, e per tutta la vita fa il giornalista alla Stampa a Torino. Scrive però delle poesiole che snobisticamente, vorremmo dire, non pubblica, non entra nel grande gioco della letteratura contemporanea. Però scrive poesie importanti anche per noi e per voi che in questo momento celebrate questo momento collettivo legato al sapere. Perché in una poesia lui tratta della solitudine, e è comunque la solitudine il punto di partenza, lo voglio ricordare, di ogni attitudine allo studio. Perché noi siamo, quando siamo soli tra noi e noi, a indagare sul mistero del nostro esserci e sugli strumenti che abbiamo per decifrare questo nostro esserci. Ecco che si diventa un po' filosofi qua. E questo Ernesto Ragazzoni, ripubblicato recentemente da Einaudi con una bella edizione di Vassalli che vi consiglio, scrive una poesia sulla solitudine, ma essendo un grande poeta, benché sconosciuto, la scrive non tanto sulla solitudine dell'uomo, quello l'avevano già fatto molti altri poeti, Leopardi e compagnia bella, ma sulla solitudine dell'animale, che essendo animale ha pure egli un'anima. Essendo un grandissimo poeta fa un altro salto mortale, incredibile a dirsi, e scrive una poesia sulla solitudine dell'animale più solo tra tutti gli animali del mondo. E qual è? Il verme solitario, signori. Qui abbiamo l'elegia del verme solitario, che uno pensa non possa esistere, invece il bello è che esiste davvero, che vi leggerò e che è dedicata a queste solitudini che vanno comunque affrontate, attraversate, che sono la base del nostro essere anche sociale. E dice così: solo è Allah nel paradiso del profeta Maometto, solo il naso in mezzo al viso, solo il celibe nel letto, ma nessun da polo a polo come me sul globo è solo, né mai fu, per quanto germe ebbe lune nel lunario, perché io solo sono il verme, lungo verme, bieco verme, cieco verme, triste verme, solitario. Tutte le altre creature hanno moglie o danno figli, i canguri hanno le cangure, i conigli hanno le coniglie, l'api accoppiansi nell'aria e persino la dromedaria, tra le sabbie nude ed erme ha il fedele dromedario. Ma il più sol di tutti è il verme, lungo verme, bieco verme, cieco verme, triste verme, solitario. Una vaga fantasia alle volte pur mi coglie, la mia mente vola via e mi immagina aver moglie, mi par d'essere o cuccagna, un bel nastro, una lasagna, non più infitto in membra inferme nel mio vil penitenziario, e non più essere un verme, lungo verme, cieco verme, bieco verme, triste verme, solitario. Nastro, a volte mi figuro, d'annodarmi intorno a un collo di fanciulla esile e puro, in intingoli di pollo, altre volte invece parmi da lasagna intingolarmi, il mio cuore si tuffa in terme di speranza, ed al contrario resto sempre il verme, lungo verme, cupo verme, cieco verme, bieche verme, solitario.
pure il giorno verrà il giorno che uscirò fuori a vedere com'è fatto il mondo intorno. Miserere, miserere, finirò la vita trista nel boccal d'un farmacista, pieno d'alcol ed ermeticamente funerario. Perché io non sono che il verme lungo, bieco, triste, cieco, solitario. Zazan! E questa è la poesia di Ragazzoni. Dove ho trovato questa poesiola così bizzarra e strana? Questo per chiudere un po' questo mio ricordo e racconto e per raccontarvi il mio rapporto col sapere. Questa poesia che ora è ripubblicata, ma a suo tempo non si trovava quasi più, l'ho trovata in Biblioteca Nazionale, dove ho lavorato per circa una decina d'anni, entrando subito dopo il liceo, facendo parallelamente i miei studi lì dentro, e intricandomi nei magazzini della Biblioteca Nazionale di Firenze, dove dal 1860 arrivano in due esemplari tutti i libri stampati dalle tipografie italiane. Quindi una specie di pozzo dei desideri, di labirinto misterioso, pieno di misteri assoluti, di letteratura, le cose che non sono più pubblicate, gli antichi manoscritti, tutte queste cose. Mi incantai moltissimo di questo tipo di mondo e cominciai a cercare cose anche bizzarre, in questo caso questo poeta umoristico, filosofico, che trovai in vecchie riviste, raccolte in vecchi magazzini. Ecco, questa passione della ricerca delle cose è un'altra delle passioni che sono quelle che lo studio ci regala. Entrando dentro la biblioteca, standoci così a lungo, alla fine uno si domanda qual è il senso, alla fine, di questa umana esperienza e di questa curiosità. Io credo di averlo trovato nella figura del bibliotecario, il quale cosa fa? Cataloga infinitamente dei libri che nessuno riuscirà mai a leggere nella loro completezza, però soltanto catalogando umilmente il sapere che costantemente si accumula e che non potrà essere mai letto e conosciuto da nessuno dei viventi, in qualche modo soltanto umilmente catalogando riusciamo almeno una parte a poterne decifrare. Quindi il lavoro di chi entra nell'infinito mare della cultura è un umile lavoro di certosino, di catalogatore, è un lavoro che allude all'infinito sapere ma che inesorabilmente ne realizza soltanto una piccola parte, e in questo è la sua virtù. E vorrei concludere con un altro piccolo pensiero che è, in questo momento mi sento di scambiare un po' le piccole o grandi acquisizioni che ho avuto girando per la biblioteca oppure incontrando qualcuno che molto più di me sapesse o desse il senso umano alla ricerca, insomma, che tutti quanti ci abbraccia oggi. E è un libro meraviglioso che credo che anche dopo laureati sia bene tenere e consultare come un Vangelo tutti i giorni, un capitolo al giorno sempre. E è il Don Chisciotte di Cervantes. Soprattutto in quest'epoca così complessa, e ogni libro ha la sua epoca, può darsi che torni utile di nuovo, perché nel Cervantes c'è, questo lo dice Unamuno, un filosofo spagnolo, rileggendolo in un bellissimo libro che si chiama Vita di Chisciotte e Sancho Panza, in Cervantes c'è un pensiero formidabile che è espresso, e voi lo ricorderete, nella famosa storia dei mulini. Sancho dice: ci sono dei mulini a vento. Don Chisciotte dice: no, sono giganti. No, sono mulini. No, sono giganti. Finché Don Chisciotte si lancia contro i giganti e viene travolto dalle pale del mulino a vento. Quando Sancho gli si avvicina e lo vede massacrato dalle pale del mulino a terra, gli dice: avete visto, cavaliere, che erano dei mulini e non dei giganti? E Don Chisciotte risponde: sì, certo che l'ho visto, mica sono scemo, sono dei mulini. E allora perché ci siete andati addosso? Dice Sancho. E lui risponde, mentre suonano le campane, giustamente: perché fino a un attimo fa erano giganti, sono stati trasformati in mulini dal mago Frestone, il mio nemico, che sa che io lo batterò, e allora mi trasforma la realtà in un incantamento. Ecco, noi viviamo spesso, ci dice Cervantes, in un incantamento, in una realtà che ci è presentata come assoluta, oggettiva e imperturbabile, immodificabile, da qualcuno che ci vuole schiavo delle sue passioni, che ci vuole schiavi di un progetto che non è il nostro. Soltanto l'eroe, l'innamorato, e quindi ci vuole una Dulcinea o un Dulcineo per ognuno, ognuna di voi, riesce a vedere al di là dell'apparenza di un mondo che sembra assoluto il viaggio che deve fare. Soltanto chi è innamorato può vedere i giganti dietro i mulini e compiere l'impresa. L'impresa è costruire la propria vita.
costruire la propria vita con un altro motto del Cervantes, che è todos caballeros. Soltanto considerando nell'altro la parte principesca, che magari non si vede subito ma che c'è, e considerando di sé la parte principesca, che a volte non si vede ma che continua a esserci, noi riusciremo a costruire un racconto, un romanzo dentro la propria esistenza. L'innamorato principe riesce a raccontare l'esistenza e a farne un romanzo. Questo è il grande segno che ci lascia Cervantes, e credo che se dobbiamo parlare di un viatico, di un omaggio, di un pensiero che abbia a che fare con la sapienza, con gli studi che avete fatto, con l'universo mondo della sapienza e della cultura che in qualche modo decifra la giungla dell'esistenza, questo è un piccolo regalo, un piccolo suggerimento che mi sento di lasciarvi. Cioè, abbiate una dulcinea e guardate gli altri come dei principi, costruite il vostro folle romanzo. Saluti da parte del bosone di Higgs.